Centro sperimentale Martorano 5 a Cesena, fragolicoltura in pieno campo, facciamo il punto col dottor Walter Faedi. La coltura di pieno campo è particolarmente diffusa in Emilia-Romagna, in Romagna, qui nel Cesenate, da sempre, ed è un po' un'eccezione nella fragolicoltura nazionale. È chiaramente una fragolicoltura che è fortemente esposta alle condizioni climatiche e quest'anno hanno pesantemente influito sul comportamento delle piante e a cui poi si è aggiunto anche un andamento dei prezzi di mercato quasi del tutto insoddisfacente, quindi un'annata negativa che speriamo di chiuderla bene adesso con le varietà più tardive perché entreranno in una fase di mercato più libero, meno competitivo. Sperimentazione varietale, quali novità? Beh, qui siamo nel campo sperimentale di New Plant che viene organizzato annualmente attraverso il CRPV. Qui ci sono circa 500 nuove linee di fragola che vengono studiate in diversi tipi di terreno, terreni fumigati, terreni non fumigati, epoche di piantagione diverse, in modo da poter individuare quali sono i migliori genotipi e poi dare al produttore romagnolo delle indicazioni di come coltivare queste varietà. Siamo a buon punto sulla costituzione di nuove varietà che portino del miglioramento rispetto al passato sulla qualità dei frutti, cioè avremo sicuramente delle fragole più dure, più consistenti, più dolci. Perdiamo un po' in produzione ed è per questo che abbiamo bisogno di un collaudo più ampio presso i produttori locali in modo di valutare attentamente le rese produttive e nello stesso tempo la reazione del mercato avendo dei frutti di miglior qualità. Genotipi innovativi, quali caratteristiche segnalare? Ecco, oltre a quelle già dette, ovviamente sulle caratteristiche qualitative del sapore, portiamo avanti il carattere aromatico. Oggi abbiamo diverse nuove linee che cominciano ad avere un aroma marcato, quindi il consumatore speriamo che apprezzi questa caratteristica, anche se il carattere aroma non va mai molto d'accordo col carattere consistenza, quindi occorre trovare un compromesso. Un secondo aspetto molto innovativo è ottenere dei genotipi che abbiano la capacità di fiorire due volte, quindi di essere bifiorenti nel periodo primaverile, e già qui vedete alcune selezioni che hanno questo carattere, in modo che consentiranno di avere un flusso di produzione più lungo e quindi dare maggior soddisfazione al produttore e andando nel più tardivo chiaramente anche il mercato dovrebbe avere dei prezzi molto più elevati. In pieno campo siamo ormai nella parte terminale delle raccolte, ad oggi avremo staccato circa un 70%, forse anche di più, quindi abbiamo ancora una settimana, la prossima settimana sarà la coda della raccolta. La campagna è partita poco bene per via delle piogge di inizio mese che hanno causato inizialmente gravi perdite per prodotto guasto, diverse grandinate abbiamo avuto e poi la settimana successiva problemi di scottature, di botrite, di antracnosi, per cui era partita diciamo col piede sbagliato. Poi le piante hanno recuperato grazie alla stagione, tutto sommato fresca, che ha consentito di fare raccolte estese, ben diluite, per cui le piante hanno potuto diciamo portare a buon fine il grande potenziale produttivo che era presente inizialmente. Alla fine sicuramente anche in campo aperto avremo delle produzioni interessanti. Queste produzioni purtroppo credo che non salveranno comunque il reddito dei fragolicoltori visto l'andamento pessimo del mercato perché abbiamo avuto prezzi bassi sia in tunnel che in campo aperto quasi in tutti i periodi. Da una parte le produzioni sono state altissime, dall'altra parte c'è stata, soprattutto da parte della Germania, una richiesta limitata che poi è finita purtroppo molto molto precocemente. Adesso addirittura siamo ancora in piena raccolta con le produzioni di certe aree del sud, continuano a esserci troppe tante fragole, per cui l'annata si può considerare negativa da questo punto di vista. Ecco.